Volevo sapere, sempre di suo nonno, Sì. del Pencio. Lei questa storia che le ho raccontato prima non ne aveva mai sentita parlare, o sì? In casa non se ne parlava molto, Ma se perché ne se parlava ne qualcosa? parlava, certo, se ne Chi ne parlava. parlava, sua nonna o suo nonno? Mio padre e mia nonna E cosa sapeva? sapeva così che il nonno aveva salvato 300-400 ebrei a rischio della sua vita, perché che cosa era successo? Che nel tragitto nel mare lui aveva voluto che gli ufficiali e i marinai avessero spento tutte le luci delle navi, e gli ufficiali si fecero sentire. Dice: "Capitano, ma questo andiamo incontro, non so, ci possiamo scontrare con qualcosa?" No, disse il nonno, "non importa. L'importante è che portiamo in salvo tutte queste persone, a rischio della sua vita e quella dei suoi ufficiali." Io sapevo solamente questo, però vede, in casa di questo episodio grande se ne parlava poco, perché c'era questo dolore del figlio e aveva sorpassato le gesta del padre con la sua morte. Allora mi raccontò che c'è stato un periodo in cui lui ha fatto affondare una nave per non farla prendere dai tedeschi. Allora il capitano dei tedeschi fece stare mio nonno sulla spiaggia, sulla sabbia, insieme a tutti gli ufficiali e i marinai, e disse: "Un passo avanti con lui il capitano." Mio nonno fece questo passo avanti. "Ci dica perché ha fatto affondare la nave." "No," rispose mio nonno, "è stata lei a far affondare la nave per non lasciarla nelle mani dei tedeschi." Allora 8 anni di punizione a Tripoli. Basta, non so più niente di queste. Questo le raccontava Il nonno, sì. di Dachau, le ha mai parlato di questa sua esperienza terribile nel campo di Sì, concentramento? mi diceva che lui in questo campo di concentramento era stato insieme a quel cantante Rabagliatti. Era Rabagliatti per avere una sigaretta Sì, mi dica, ma rifiutava le bucce di patate che davano i tedeschi. Invece mio nonno dice: "No, io ho mangiato le bucce di patate, però ho portato la pellaccia a casa." perché suo nonno quando ritorna ha quasi 60 anni, quindi è in età, sì, lui è dell'88, quindi il 48 lui avrebbe compiuto 60 anni, quindi era in età per andare in pensione. Che cosa succede? Succede che a casa stavamo malissimo, ma molto molto male. Mio padre, che era stato un capitano, si adattava a fare qualunque lavoro. Si figuri che il nonno, con grande umiliazione, dovette andare in un negozio di colori a fare il contabile per portare qualcosina di soldi a casa, perché l'ammiragliato non gli dava sta pensione. E poi mano a mano gli fu data, le cose si Mi aggiustarono. tolga, apro e chiudo una parentesi. Suo fratello mi accennava che addirittura c'è stata una causa perché l'ammiragliato voleva spiegazioni su questa nave che era affondata, perché era affondata. Insomma, chiedeva a suo nonno anche un risarcimento. Da quello che ho capito, le risulta questo? Mi risulta perché in casa sentivo parlare di questo fatto, ma essendo piccolina, erano delle notizie così, ma mentre Certo. camminavo, mentre giocavo in casa, sentivo parlare i grandi di questa cosa. Però il cruccio della nonna, della moglie di mio nonno e di mio padre e della figlia, era stata che non riconoscevano al nonno niente di tutto questo. E poverino, si era adattato addirittura a fare il contabile. La situazione quando si sblocca. Il nonno deve aver avuto, penso, la sua pensione,
Poi arrivò la pensione di guerra del figlio morto che lui non ha mai accettato. Appena arrivavano i soldi a casa li portava in chiesa al sacerdote, anche morendosi di fame. Ecco, ora mi ricordo in casa. Avrebbe voluto conoscere qualcuno di quelle persone che aveva salvato, perlomeno i figli o i nipoti, qualcuno avrebbe voluto conoscerlo. E come fa ad affermare questo? Perché lui ne parlava durante il pranzo. E cosa diceva? Cerchi di ricordare un po'. Mi diceva che lui non voleva nient'altro che conoscere qualcuno di quelle persone che aveva salvato, per sapere la loro vita in seguito, come era andata, che cosa avevano fatto.